Allora, siamo collegati telefonicamente con il nostro ospite, a cui chiediamo scusa per l'attesa, ma in attesa di collegarci con lui abbiamo comunque in qualche modo dovuto cambiare la scaletta. Giuseppe Dardes, responsabile per la Federazione della Formazione, per la Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimore e coordinatore della Community Italiana Housing First. Buongiorno Dardes, benvenuto. Buona giornata a voi e ai vostri telespettatori. Sappiamo che è in viaggio, quindi speriamo che la linea regga. Allora, la notizia comparsa ieri su alcuni quotidiani, non tutti, Avvenire però ci ha dedicato un richiamo in prima pagina. Nel 2002 in Italia è morta una persona senza dimora al giorno, come poi ha scritto Giuseppe Pastore in apertura di questo articolo, talmente invisibili da non fare notizia neanche quando perdono la vita per strada in totale solitudine. Sì. Questa è una veramente penosa condizione in cui si trovano a vivere queste persone, invisibili anche nella morte. Purtroppo, appunto, nessuno dedica attenzione a queste notizie. Noi registriamo un aumento veramente importante di queste morti, segnaliamo a chi di dovere la pericolosità, delle condizioni in cui vivono queste persone. Ma purtroppo dalla politica, soprattutto in occasione delle recenti elezioni, non abbiamo avuto alcuna attenzione. Dardes, immagino che lockdown prima, pandemia dopo abbiano peggiorato questa condizione. Assolutamente l'hanno peggiorata i segnali che abbiamo dai soci che ogni giorno lavorano sul territorio, i soci della federazione, della FIOPS che lavorano ogni giorno sul territorio. Sono assolutamente concordi, cioè c'è un aumento della richiesta di servizi per queste persone, sempre più persone anche che non vedevamo in questo tipo di servizi, si stanno affacciando per chiedere pasti, per chiedere docce, per chiedere purtroppo, e questo è il dato più preoccupante, la possibilità di dormire e la cosa che continua purtroppo da anni in Italia questa carenza cronica di posti letto, soprattutto durante la stagione invernale. Dove avvengono questi decessi? Immagino nella maggior parte dei casi per strada. Allora, sì, per strada, ma vi invito tutti a considerare anche una serie di situazioni, quali, ad esempio quella degli ospedali, quella delle stazioni che sono luoghi in cui queste persone si rifugiano per trovare caldo, conforto o spesso opportunità di relazione. Cioè, sono persone come tutti noi che hanno bisogno di essere in contatto con altri esseri umani, di poter dialogare, di poter avere generi di conforto come l'acqua, un caffè, eccetera. E quindi, oltre che per strada, le morti si verificano anche appunto o in luoghi, sistemazioni di fortuna, in stazioni, moltissimi negli ospedali, nei pronto soccorso. Ecco, io per farvi un esempio molto concreto, Sì. una persona che stiamo aiutando a Roma vive in questo momento in una tenda accanto ad un piccolo corso d'acqua in un parco. È continuamente alle prese con situazioni igienico-sanitarie terribili, spesso è stato morso da topi e questa persona cerca di come dire, utilizzare i servizi che ha intorno, un supermercato, una farmacia, eccetera, per cercare di sottrarsi il più possibile a questa condizione. E quindi ecco, sono tante le situazioni in cui poi queste persone vengono scoperte, ahimè, già decedute, da qualche ora, da qualche giorno. E immagino che la più alta concentrazione si riscontri soprattutto nelle grandi città e in regioni come Lombardia e Lazio. Assolutamente sì, a Roma e in Milano, si registra, diciamo, un terzo dei decessi. Quindi, senz'altro nelle grandi città c'è una concentrazione più forte, diciamo, di questo fenomeno, diciamo, soprattutto relativo a questo evento grave, diciamo, dei decessi. Purtroppo però la condizione delle persone senza dimora è in crescita anche in contesti provinciali, diciamo, non solo nelle grandi metropoli.
Dardes, purtroppo un tassativo da mandare. Se mi fa la cortesia e il piacere di attendere 2 minuti ancora in collegamento con noi, perché ci sono altre 2 domande che vorrei porle, soprattutto puoi fare anche riferimento ad Housing First. Quindi le chiedo la cortesia di rimanere 2 minuti. Assolutamente, sono grazie. Qui con voi. Allora andiamo in pubblicità e poi ancora insieme. E allora torniamo a parlare dell'argomento di oggi. In Italia muore un senza fissa dimora al giorno. Siamo collegati telefonicamente con Giuseppe Dardes della Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora. Dardes, è possibile comunque che l'aumento dei decessi sia anche riconducibile all'aumento delle persone senza fissa dimora, anche perché la povertà è aumentata in tutte le fasce, anche quelle medio-basse? Sì. Certo, questo è uno dei dati che registriamo, cioè ci sono più decessi perché sta aumentando il numero delle persone in strada. Questo è senz'altro, diciamo, una delle ipotesi che stiamo facendo. Non ci sarebbero altre spiegazioni. Chiaramente continueremo a indagare sulla questione, però questa è l'ipotesi più probabile. E poi a volte quando immaginiamo... Sì, prego, sì, mi scusi. No, vorrei fare un invito, diciamo, sì. Mentre riflettiamo su questa tematica. Queste persone stanno vivendo una condizione disumana, cioè vivere per strada, dormire in ricoveri di fortuna, appunto avere a che fare con animali, avere condizioni igienico-sanitarie terribili, è una condizione disumana. Noi dobbiamo ricordare che purtroppo oltre 50.000 persone, sono dati assolutamente sottostimati perché ormai di quasi 10 anni fa, vivono in questa situazione. Dove c'è disumanità c'è morte, evidentemente, cioè dove non c'è attenzione alla persona, non c'è cura, non ci sono relazioni, e necessariamente c'è anche morte, e quindi più aumenta il fenomeno più aumenteranno i decessi. Certo, e poi un altro luogo comune immagino che sia necessario sfatare è questo, che i senza tetto non muoiono esclusivamente a causa del freddo, questa è una componente aggiunta. Assolutamente, è veramente un luogo comune, e anche per noi è stata, diciamo, una sorpresa quando abbiamo avuto i dati completi, abbiamo visto che appunto sono molto più alte, diciamo, le cause che riguardano ad esempio incidenti, questioni di salute e altro. Il freddo è una componente, ma non è la più rilevante. Certo. Peraltro, a causa del cambiamento climatico, stiamo registrando un aumento dei decessi anche legato al caldo. Esatto. Durante l'estate. Si muore tutto l'anno. Ecco, questo è il dato che è importante che i telespettatori sappiano. Non si muore solo di freddo, non sono quelle notizie che a volte guadagnano la nostra attenzione perché fanno, come dire, ci colpiscono. No, si muore tutto l'anno e nelle diverse condizioni e situazioni. Molte persone vengono ritrovate in strada, per infarto, per crisi legate alla dipendenza da alcol o da sostanze, eccetera. Un dato che ho scoperto da poco, diciamo, probabilmente questa quantità di persone è anche sottostimata. C'è un interessante lavoro, difficilissimo ma veramente importante, che fa un laboratorio di Milano che si chiama Labanov, che praticamente aiuta a restituire un'identità alle persone scomparse. Vengono ritrovate persone appunto decedute di cui nessuno reclama l'identità, di cui non si sa il nome, eccetera. Questo laboratorio cerca di restituire un'identità a queste persone, e purtroppo molte di queste persone sono persone senza dimora. Dardes, lo diceva in apertura, la questione dei senza tetto non è comparsa in nessun programma di nessuna forza politica in campagna elettorale. Speriamo che qualcosa possa cambiare, speriamo che qualcosa succeda. Volevo fare riferimento, però facciamo un accenno, ma sono sicura che torneremo a collegarci con lei per parlarne in maniera più approfondita. Lei è coordinatore della community italiana Housing First. Che cos'è Housing First? Housing First è un nuovo modo, un nuovo approccio per cercare di affrontare la questione delle persone senza dimora, nato grazie all'intuizione di uno psicologo americano a metà degli anni 90. A New York si rese conto che i servizi di quella città
non riuscivano ad affrontare il problema, cioè era, l'approccio che stavano utilizzando era fallimentare. Moltissime delle persone che lui incrociava come psicologo in ospedale affetti da gravi disturbi psichiatrici non continuava a gravitare nei servizi per anni e non riuscivano a migliorare le loro condizioni di vita, non riuscivano a trovare casa, non riuscivano a recuperare una dignitosa condizione, diciamo, di socializzazione, piuttosto che non riuscivano a assolutamente integrarsi nel mondo del lavoro. Allora lui dice: ma perché non proviamo a ribaltare la logica con cui li stiamo aiutando? La logica con cui stiamo aiutando è una logica cosiddetta scalini. Mm-hmm. Prima offriamo i servizi di base, pasti, supporto all'igiene, quindi docce e dormitori. Quando le persone sembrano in grado di utilizzare questi servizi, si offrono servizi più raffinati, più elevati, quindi centri aperti H24 e non come i dormitori in cui le persone dormono la notte e poi devono vagare durante il giorno senza poter avere un luogo dove abitare, piuttosto che appartamenti di seconda accoglienza. Ecco, i livelli sempre più raffinati di servizio che arrivano alla casa indipendente come premio finale. Lui propone di ribaltare questo modello, di partire dalla casa, ecco perché, certo, housing first, prima la casa. Intorno alla casa costruisce un supporto fatto di operatori specializzati, comunità, reti di vicinato che aiutano queste persone. La grande, bella scoperta che Sansenberis e i suoi collaboratori hanno fatto è che questo modello funziona, e funziona per l'80% delle persone inserite. Cioè l'80% delle persone inserite in Housing First nell'arco di qualche anno riprende ad avere una condizione di vita accettabili, riprende le relazioni con la propria famiglia, alcuni ritrovano il lavoro, senz'altro tutti migliorano la loro qualità di vita. E questo per una società civile che vuole dirsi umana, attenta alle persone, è fondamentale. L'80% è un'ottima percentuale, sì. Magari certo a raggiungerla. Torneremo sicuramente a parlare di questo argomento. Io voglio ricordare il sito www.fiopsd.org. Vi consiglio di andarlo a visitare perché ci sono numerose notizie e informazioni. Grazie a Giuseppe Dardes per essere stato con noi, per averci dedicato il suo tempo. Grazie ancora, a presto e buon viaggio. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie.